al Comunale Morandi di Umberto, della partita sicuramente principale della 10ª giornata del campionato di eccellenza tra Tigres Montecone e Prestina, si è concluso il risultato di una zoppa di pali di casa. A decidere l'incontro è stato il gol del solito attaccante umbertese Salvatore Pica. Tre punti, diciamo, fondamentali per la Tigres Montecone, che rimane così al secondo posto, salendo a 24 punti a sole due lunghezze dal Piero Antonio capolista. Per quanto riguarda la partita, diciamo che gli ospiti erano partiti meglio, con uno sterile predominio nella prima frazione, dove comunque non c'erano state grosse occasioni da rete. Da segnalare solo una bella girata del capocannoniere del torneo Mancini, ottimamente sventata da Traversini, e al 40° la punizione di Ceccagnoli con un colpo di testa di Procelli di poco a lato. Il primo tempo quindi, diciamo, avaro di emozioni. Nella seconda frazione era comunque sempre gli ospiti, sono stati comunque gli ospiti a partire meglio e a rendersi pericolosi con un tiro secco ancora di Mancini, dove è stato bravissimo di nuovo Traversini, che fino a quel momento era stato senza dubbio il migliore in campo. Al 18° poi una punizione dalla tre quarti con un colpo di testa ancora di Procelli, ma Traversini compie un altro miracolo sventando un angolo. Poi niente, fino al 37°, quando si sblocca l'incontro con quindi il gol che abbiamo detto di Salvatore Pica, che è stato il più lesto a ribadire un conclusione di Berardi che era terminata sul palo, e Pica da pochi passi non ha avuto problemi a inzaccare a porta vuota il gol pesantissimo dell'1-0. A questo punto il Prestina si espone al contropiede dei padroni di casa, perché tentando ovviamente di raggiungere il pareggio la formazione ospite si sbilancia, e quindi Attilis Montecona che sfiora ancora il gol con Berardi, che in contropiede è bravissimo a liberarsi due avversari, ma poi trovato sa tutto con il portiere, il suo destro termina sul palo. Nonostante i 5 minuti concessi dal signor Salerno di Torre Annunziata, la partita termina su un punteggio di 1-0 per i padroni di casa, che quindi ottengono altri 3 punti importantissimi in questo campionato veramente da sogno fino a questo momento per la formazione di Gabriele Pannacci.